fumo. Come ripeto, io non me lo stufo di dire, noi facciamo una politica dei fatti compiuti. Non diciamo faremo questo, faremo quell'altro, ma dal giorno 17, cioè dopo che il 17 avremo rivinto le elezioni, perché noi le elezioni le vinceremo, cari concittadini, grazie a voi, perché sarete voi a non negarci la vostra fiducia, sarete voi a darci ancora più forza per poter andare avanti. Ricominceremo subito a partire dal polo artigianale che potrà essere appaltato. Partiremo di nuovo con i lavori di Ponte Canale che abbiamo già quasi in fase di appalto. Partiremo con progetti importanti che abbiamo in mente, tipo la costruzione di una pista ciclabile che dovrebbe andare dal quartiere di Montecitorio per collegare Ceprano con il quartiere Scalo. Partiremo con una passerella pedonale che vorremmo creare dal ponte, dal nuovo parco che stiamo ristrutturando sotto la torre medievale, che si sta ultimando, anzi che è in fase di lavorazione. Ultimando sono andato già troppo avanti, perché noi vogliamo dire la verità sempre, non dobbiamo nasconderci, noi parliamo di cose evidenti che voi potete controllare in ogni giorno, in ogni momento della vostra giornata. Vogliamo mettere in piedi una nuova sanità, una sanità però sostenibile. Vogliamo, attraverso il recupero della struttura ospedaliera, portare avanti progetti concreti. In questi giorni si va parlando tanto della sanità, del recupero, della riapertura dell'ospedale. Beh, io mi auguro che l'ospedale venga riaperto, perché come cittadino cepranese io voglio che l'ospedale sia riaperto. Al sottoscritto che ha partecipato a tutte le conferenze dei sindaci, perché molte volte sono dovuto andare da solo perché il dottor Russo non è venuto, ma a volte quando egli è andato a rappresentare la città di Ceprano io mi sono messo dietro di lui, ma sono stato sempre presente, perché l'argomento della sanità mi appartiene, perché l'argomento della sanità mi sta particolarmente a cuore, e vi assicuro che i risultati negativi che sono stati raggiunti non sono colpa di un'amministrazione, non sono colpa della Regione Lazio che in questo momento governa, ma non è questa mala sanità che oggi ci troviamo, a livello commissariale, è figlia di 12 anni di mala amministrazione, è figlia di una Regione Lazio guidata dalla destra o dalla sinistra, che ha prodotto 2 miliardi l'anno di disavanzo, e per questo a distanza di 12 anni oggi ci troviamo con 24 miliardi di euro di disavanzo della sanità nella Regione Lazio, e per cui la Polverini ha dovuto mettere mano a questa cosa attraverso il commissariamento che il governo ha dovuto operare, perché gli sprechi alla fine si pagano. Allora noi, attraverso una politica sana che in questi 5 anni abbiamo operato per la città di Ceprano, perché non è qui presente Serena Miselli, ma noi ne siamo testimonianza, abbiamo sempre rispettato il patto di stabilità, cosa che l'amministrazione precedente non aveva mai fatto, e rispettare il patto di stabilità significa ogni anno introitare circa 150.000 euro dai fondi governativi, e che sono arrivati a Ceprano e che sono potuti stati usare, che sono stati usati per il sociale, che sono stati usati per avanzare progetti e far quadrare i bilanci di un comune. Quindi è proprio da questo che noi ci riproponiamo a voi, perché abbiamo fatto una politica concreta, una politica che ha messo in moto una macchina organizzativa relativamente efficiente, anzi ottimamente efficiente. Certo, meglio possiamo fare, e per questo noi ci vogliamo riproporre a voi. E vado a concludere, altrimenti facciamo veramente tardi, ma potrei parlare ancora di tanto, chiedendovi un voto utile attraverso le vostre famiglie, attraverso di voi che ci può arrivare scegliendo il candidato a sindaco migliore. In questi giorni, come ho detto negli incontri che ho fatto prima di venire qui, ho chiesto un voto intelligente, perché passano tanti amici, tanti parenti nelle vostre case, tanti conoscenti, perché 60 candidati per Ceprano sono veramente tanti. Beh,
Io vi prego soltanto di operare una scelta, ma operare la scelta sul candidato che vi viene a chiedere il voto, e di guardare il candidato che vi viene a chiedere il voto a chi ha come collegato, come sindaco, alla persona che va ad eleggere come sindaco, perché il sindaco, dopo che ha la grossa responsabilità di amministrare la città, che ha la grossa responsabilità di rappresentare la città nelle sedi opportune. Quindi un voto intelligente che vi deve portare non necessariamente a votare la nostra lista, e qui parlo anche contro i nostri interessi, Franco, ma a cercare di individuare la persona migliore che possa rappresentare la nostra città, perché secondo me ci sono persone che in modo presuntuoso si sono volute per forza candidare a sindaco, pur sapendo di non avere nessuna chance, che in modo arrogante si sono voluti per forza candidare a sindaco senza averne minimamente, secondo me, le capacità. Allora facciamo il passo come la gamba, facciamo i dovuti passi, facciamo le dovute esperienze amministrative e dopo magari ci candidiamo a sindaco per la città. Quindi noi con questo voto intelligente dobbiamo cercare di fare una scelta importante, quella di scegliere il candidato a sindaco, e io non posso far altro che sponsorizzare il nostro nome, sponsorizzare il nostro gruppo, sponsorizzare questa sera chi in questa sera ha organizzato questa meravigliosa serata e mi sta permettendo in questo momento di parlare, cioè Franco Di Palma. Quindi, come diceva prima Franco, il nostro simbolo, le tre torri, il simbolo della nostra città, i colori dell'Italia che sono i simboli della nostra nazione a cui crediamo, i simboli di una nazione per cui i nostri nonni si sono dovuti battere per avere la libertà di cui oggi godiamo, e il cuore che racchiude il tutto. Quindi lista insieme per Ceprano, votate 15 e 16 di maggio il nostro gruppo insieme per Ceprano. Grazie.